C'è nella nostra terra di Liguria un golfo bellissimo a vedersi, ma dilaniato ormai da secoli e secoli da lotte intestine, fratricide e ripicche. Così come ai tempi di Firenze medievale si battevano guelfi e ghibellini, oggi nella nostra terra di Liguria si battono camogli, i guelfi e Recco, i ghibellini. E qua così giocavano in mare a pallanuoto, sì, eh? Certo. Fino a quando? Io mi ricordo da ragazzo a marzo, cominciavamo i bagni il giorno di San Giuseppe, anche se il tempo non era tanto clemente, però facevamo i bagni. Era per scommessa? Facevamo, si dava inizio alla stagione balneare. E quelli di camogli? Quelli di camogli, loro avevano la loro tana nel porticciolo di camogli. Qua a Recco invece si giocava in mare aperto, c'era il campo in mare proprio in mezzo alla spiaggia, e in quelle occasioni tutta la popolazione era mobilitata. Ecco, ci dica, che cos'era allora un derby Recco-Camogli? Partite Recco-Camogli penso che sia la pagina più bella della pallanuoto italiana. All'inizio i camoglini erano i più forti. Dicono i camoglini di aver insegnato a giocare la pallanuoto ai recchellini. Ma poi i recchellini presero il sopravvento e per 20 anni consecutivi non furono sconfitti dal camogli. 6 scudetti al camogli, 15 scudetti alla Pro Recco. Ma ancora oggi, chi è il migliore? Da una parte all'altra, più recchi, quando andavamo a Recco dalla spiaggia partivano dei sassi. Camogli, dicono che li No, ma noi i sassi non ce ne avevamo, c'avevamo il molo, ci potevamo tirare qualche fiocina a gara. Ecco. Sono tornati con le tine belle, col disco che cantava la Tegheio, e sembravano dei saraceni dopo la disfatta. Tornavano nella loro tana, e che sono restepe di anni, I camoglini venivano ai derby con la Pro Recco sulle barche. I recchellini li chiamavano i pirati, i saraceni, gli invasori. I recchellini avevano paura ad andare a vedere la partita a camogli, perché il campo di pallanuoto di camogli era chiamato la fossa dei leoni. Vedeva le partite con Recco? Io sempre visto 50 anni che vado a vedere la pallanuoto. Come erano i derby allora? È un po' mi giocavo, anche la pallanuoto la mi giocavo. O parlando di noi, cosa andiamo da lì? Ballo bene, tutti di scena a porta. Tanto da una parte come dall'altra, quelle fughe che fava Peretti, che fava Ubisman, c'è la scena. Perché loro, quelli di Recco, dicono che quelli di Camogli non esistono. Sì, come non esistono? Hanno detto che non esistono. Qua in Camogli non ghiacci nessuno, chi ghia? Carrettiera ci esistia. Ai tempi noi c'era la carrettiera rinante che erano buonissime, ma erano buone realmente. La rivalità è che io con Recco ho sempre stato un battagliero e lo dimostro, perché con Recco ho sempre avuto una parte integra, non mi hanno mai battuto. Mai. Possono dirlo, io non ho mai perso la Recco. E poi come pareggiato? Recco ha vinto per un sacco. E ha vinto perché Recco, lui è stato furbo, ha vinto i primi scudetti, tutti gli anni o le 2 anni cambiavano i giocatori. E siamo così perché a Recco, pare impossibile, hanno sempre trovato dei gran soldi. E voi li siete sempre fatti da soli, con dei sacrifici e con dei presidenti un po' economici, ecco. Insomma, che ci avevano i franchi. Che ci avevano i franchi. E avevi altri niente. Hanno altri niente, noi è sempre pochissimo. Io per esempio... Nemmeno le mutandine mi davano. Ecco, un po' avari, che sono un po' avari, lo sapevano, è noto, perché si diceva allora, almeno i nostri vecchi dicevano, che a Camogli, siccome le case c'erano quei carruggetti che da una casa all'altra si toccavano la mano e si davano il buongiorno, si passavano l'osso, un osso,
l'osso del condio, dicevano. L'osso del condio perché facevano il brodo tante famiglie con un osso solo. Facevano il brodo, faceva la famiglia Pinco, poi lo passava la famiglia Pallino. Ricco era capoluogo di mandamento, aveva tutti gli uffici, pretture, uffici delle imposte, e i camolini dovevano sempre venire a Ricco. Come venivano a comprare la verdura, sì, e la nostra verdura fresca e buona, e anche a buon prezzo, perché venivano perché costava meno, costava meno, capisci? Si dice, a furor di popolo e vox populi vox dei, che secoli fa non avvenivano neppure i matrimoni fra camogli e Recco. Oggi non è più così, però i bambini fin da piccoli se le danno già di santa ragione e sperano in cuor loro di diventare dei grandi campioni di pallanuoto per poter schiacciare ed umiliare gli avversari. A noi vale logicamente che vincano più questo derby che solo il campionato, ci teniamo più che vincano contro il Recco che contro tutte le altre squadre. Dica, bisogna rivedere tutto. Portiere della squadra, Dio. Adesso mica camucino mie, siamo andati da puttana a casa. Andate. Bisogna dire che tutti i camogini. Come dire solo tutti. Queste contese, queste lotte, fanno bene allo sport della pallanuoto, perché se in tutta la Liguria ci fossero altri Recco e altre camogli, la gente prenderebbe un po' più in considerazione questo sport che tanto ha dato alla nostra terra di Liguria.